Subito, siamo di fretta. Nata a 100 nel 1900, si può ma dire? Ma no, si può dire. Allora, imposta il suo percorso artistico come attrice, conduttrice, giornalista e attrice televisiva. Ricordate Un posto al sole? Lo abbiamo ricordato anche in trasmissione oggi. Cinematografica e soprattutto teatrale. È uno dei volti noti Rai Educational e Rai Scuola, per cui conduce numerosi programmi. È stata la moderatrice del webinar in inglese per me è maccheronico, Best Choice, il futuro dei giovani riparte da qui. Oggi ne parliamo con lei, Chiara Buratti. Ciao. Ciao Chiara. Ciao Enrico. Ciao Filippo. Come ciao state? Carissima. Tutto bene, noi stiamo bene. Si può dire che sei anche una bella donna oppure non si può? Ah, ma certo. No, tanto per aiutare. Si fa per aiutare, perché poi c'è chi dice belle ma non intelligenti, ma qua invece non è vero. Qua si è tutto, perché bella e anche intelligente e brava. Oh no. Sai cos'è? Visto che so che tra pochi anni diventerò vecchia, mi sono preparata al piano B. Ho continuato a leggere e a prepararmi, come se insomma tra poco, visto che la mia pseudo bellezza scemerà, ho il piano B pronto. Ma perché deve scemare? Scusa, io ho 85 anni, sono ancora un bel uomo. Sapete che vi sento malissimo. Ah, allora se ci senti malissimo è colpa di Filippo, perché adesso ci senti meglio. Filippo, è sempre colpa tua. È sempre colpa sua. Noi ti sentiamo benissimo comunque. Mi fa piacere. Allora cerco di aggustare l'udito. Esatto, perché noi sentiamo proviamo benissimo. Proviamo a alzare il volume, così ci senti meglio. Ci senti meglio così? Va bene, noi andiamo con te, nel senso, io le domande sono molto facili, nel senso che sei stata, come diceva il mio socio, moderatrice nel webinar Best Choice. Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza? Ma certo, è stata un'esperienza bellissima, perché io conoscevo ovviamente il mondo Avis, ma non conoscevo il fatto che Avis portasse avanti dei progetti di grande intelligenza anche nelle scuole per i giovani, non solo per fare diventare i giovani donatori di sangue, ma per farli diventare dei cittadini attivi, dei cittadini consapevoli. E credo che questo sia l'obiettivo, un obiettivo molto alto, il fatto che ognuno di noi insomma faccia parte di una città, di un mondo, di una società, sia vicino di casa di qualcuno e sappia come potersi rendere utile agli altri, sappia anche come restituire il fatto di essere nato in una bella città che dà dei servizi. E quindi unire il discorso umano a un discorso attivo, sociale. E quindi sono stata contattata dal grandissimo Boris Zukon, che ricordiamo che è coordinatore nazionale. E praticamente abbiamo fatto questo. Io ragazzi vado avanti perché non sento niente. Beh, se mi senti, parlate a voce alta. Allora, io volevo interrompere. Pronto, mi senti? Chiara, mi senti? Facciamo un po' mi fatica. Sento, però allora, sento anche l'eco della mia voce e quindi non capisco più niente. Allora, Chiara, scusaci del disturbo. Noi ti sentiamo bene. Faccio fatica a intervenire perché naturalmente se non mi senti. Allora, no, stavi raccontando appunto di questo webinar del Best Choice e di quello che ha prodotto insieme, che ha prodotto Avis Nazionale, e quindi questa particolare cosa fatta nel web. Tu che dici? Sì. Che quello che volevo chiederti è il fatto, oltre al fatto che Avis abbia fatto questo tipo di struttura e di promozione, secondo te è importante adesso come adesso lavorare nel web per Avis? Beh, oggi, allora, premesso che ho capito solo web, però ti provo a rispondere. Web più Avis. Perché rimbomba tantissimo l'audio. Oggi è veramente importante lavorare nel web. Fino a un po' di tempo fa, io soprattutto, che oltre a giornalista sono anche un'attrice, pensavo che il web fosse sminuente per un attore, per un uomo di comunicazione, perché non si vedono da vicino le persone, non ci si guarda davvero negli occhi.
In realtà, oggi come oggi, il web è l'arma più potente che abbiamo. Non credo che sì, sicuramente per questo problema di pandemia, di Covid e di, insomma, cose che non vorrei nemmeno nominare perché non riusciamo ancora a vedere uno spiraglio di luce, ma credo che sia una formula molto importante per arrivare alla gente anche quando questa situazione sarà finita. Ci possono essere delle formule molto belle, molto originali, che non tolgono nulla ai momenti invece di condivisione, come possono essere ad esempio i momenti teatrali, i momenti di unione fisica, cioè di vicinanza fisica, perché comunque col web tu arrivi ovunque. Se tu vuoi veicolare dei contenuti, vuoi raccontare qualcosa, tu puoi parlare a tutti. Chiara, ed è bellissimo. Io, Chiara, io credo, se mi senti, io credo. Oh, ti sento meglio. Io credo che tu sia brava, perché anzi, io direi che consiglierei Chiara alla Rai, perché è brava a parlare e a intrattenere anche senza. Ma io ti ringrazio, però lavoro in Rai. Sto scherzando, era una battuta. Ah, era una battuta. Era una battuta, Chiara. Era una battuta, nel senso che ti fai le battute che sento tre parole. Lo so. Allora io... Però fai conto che noi ti sentiamo bene, quindi vai tranquilla, che l'importante è che noi ti sentiamo bene. Io devo lasciarti, ma con la scusa nel fatto che purtroppo non si sente benissimo, e mi riprometto di richiamarti un secondo tempo con più calma, così possiamo parlare meglio. Perché in queste... Ma parliamone quando vuoi, perché, davvero. Perché adesso volevo farti 850 domande e non sono riuscito a farne neanche una, e poi in radio diventa un problema se non ci si sente bene. Noi ti dedichiamo una bellissima canzone di Zara Larsson che si chiama Poster Girl, Poster Girl, e ci salutiamo, a presto, perché ti richiamo, va bene? Va benissimo, io aspetto la tua chiamata.